Ci troviamo a Brezovica in Slovenia. E andiamo a vedere la grotta Primška, detta voragine di Brezovica. L'ingresso imponente a forma circolare dal diametro di 50 metri. Il pozzo, dall'aspetto orrido e pittoresco, con le pareti da cui sporgono alberi e cespugli, scende ad imbuto e sul fondo presenta un diametro di 25 metri. La china detritica alla base del pozzo, larga 85 metri, ha una pendenza di 40 gradi e si prolunga per circa 40 metri nella caverna. Questa si estende poi da un lato per 85 metri e dall'altro per ulteriori 45 metri. In una delle caverne sono presenti due laghi di grandezza variabile secondo lo stillicidio. In tutta la caverna si trovano stalattiti di una bianchezza e fragilità estrema. Interessante è che in vari punti della grotta si trovano, nelle piccole buche d'acqua, formazioni pisolitiche con perle di grotta staccate e perfettamente tornite. Esse si formano secondo questo schema. In una piccola buca, uno stillicidio d'acqua satura di carbonato di calcio cade permanentemente da una grande altezza. Le particelle di sabbia o di fango, messe in continuo movimento rotatorio dalla forza dell'acqua cadente, si coprono di una scorza calcare e aumentano di volume progressivamente. La pazienza ti trova che la stalagmite bianca con incavo, con il pisolite che gira.